Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus! E dunque, che si fa oggi? Abbiamo Lucinda ad aspettarci. Oggi dovremmo entrare nel corpo di ricerca del Team Galassia. Ah, non è poi Lucinda, lei è Luce, è un po' diverso. Che giornata splendida! Sei riuscito a riposare? Non deve essere facile trovarsi improvvisamente in un altro mondo. Forza, dirigiamoci verso la sede. La caposquadra Selina ti sta aspettando. Ovviamente ci fa vedere dove si dirige Luce. Ma in realtà noi abbiamo anche il punto che ci dice... Vai qui. Himari, salve. Hello. Lanciando una ghicocca bacata a un Pokémon gli farei abbassare la guardia. E catturarlo sarà più semplice. Ma lei cosa spazza di preciso qui davanti, che è tutto in costruzione? Chi non lavora non mangia. La vita è una continua lotta per la sopravvivenza. Veramente il detto è... sì, la sto guardando, la disturba che ora guardi? Ma è la bocca o le labbra quelle? Non si capisce. Niente, l'ho buggata. Vabbè, signora, mi scusi, eh. Il detto recita... Chi lavora mangia. Chi non lavora mangia, beve e dorme, perché non ha preoccupazioni. Suona strano, ma è così. Oh, guarda per terra, il simbolo! Ma quanti anni è che si sono stabiliti qui quelli del Team Galassia? Più di uno almeno. Qui al piano terra si trovano gli uffici della squadra di... Fatti forza! Di quella squadra? Sono stato attaccato da dei Pokémon selvatici. Ho provato a tenere loro testa con il mio Pokémon compagno, ma contro l'intero branco non c'è stato nulla da fare. Si chiama Fortunio. Fortunio Tella. Oh mio Dio, Fortune Teller. Non sarebbe successo se non ti fossi allontanato così tanto. Tieni duro, la squadra medica si occuperà di te. Persino quelli della squadra di vigilanza non escono indenne dagli attacchi dei Pokémon selvatici, pur avendo dei Pokémon al loro fianco. Questo esame potrebbe essere troppo anche per te senza un Pokémon accanto. Lei è incazzatissima proprio. Caposquadra Selina, ho portato Link. Entrate. Lei è anche molto seria. Guarda Lucinda. Vabbè, poi c'ho Lucinda in mente. Luce, quanto è arrabbiata. Tra l'altro, quel labbra va a quasi 30 frame al secondo, direi. Non... 28 li fa quel labbra lì. Ma almeno non è a 4 come nei trailer. Una magra consolazione, dai. Ascoltami attentamente. Per superare l'esame ed entrare nella squadra dovrai raggiungere la landa ossidiana e catturare 3 Pokémon: Bidoof, Starly e Shinx. Catturare addirittura 3 Pokémon? Nessuno del Team Galassia ci è mai riuscito. Ha catturato 3 Pokémon giusto ieri, o sbaglio? Se ciò che dice Laven è vero, non avrà alcun problema a ripetere l'opera. Non possiamo permetterci di spamare una bocca in più senza trarne alcun vantaggio. Dovrai dimostrare al Team Galassia che il tuo contributo può fare la differenza. Ti presterò un borsello. Ogni membro della squadra di ricerca deve averne uno. Che bello. Su questi vestiti fa un effetto particolare. Vai ora, Luce, tieniti pronta ad aiutare in caso di bisogno. L'esame di ammissione. Attiva marcatore? Ok, sì, ci dice dove andare. Le missioni devono essere portate a termine per andare avanti nell'avventura. Le richieste invece sono facoltative. Ok. Link, ti dispiacerebbe seguirmi? Vorrei apportare anche io il mio contributo. Ci darai Pokémon ora? Good morning, miei giovani amici. Professore, qualcosa non va? Link deve superare l'esame. Ne va del Pokédex e della nostra vita qui a Hisui. Quindi praticamente loro si guadagnano da vivere lavorando per il Team Galassia. Perciò sono venuto a dargli tutto il supporto di cui sono capace, ecco. Voi non avete idea di quanto io sia contento che i modelli di questi 3 Pokémon siano totalmente 3D. È bellissimo.
Go on, Link, scegli il Pokémon che più ti aggrada come compagno d'avventure. Con un alleato al tuo fianco potrai affrontare Pokémon selvatici che incontrerai. Sono Pokémon molto preziosi, you see? E ho l'impressione che tu susciti il loro interesse. Ebbene, quale Pokémon scegli come tuo compagno d'avventure? Sono tutti e tre molto carini, devo ammettere. Vediamo un po' come sono visti da dietro. Non si sa mai, no? La testa. Guarda qui, 4 punti, una coccinella! Ovviamente Cyndaquil scelgo. Ci mancherebbe altro. Dunque scegli Cyndaquil come tuo primo compagno d'avventure? Certo. Senza pensarci due volte poi lo scelgo. Bello. Anche se il design di Oshawott è davvero carino. Non è curioso? Il Pokémon che ti accompagnerà sarà proprio uno dei fuggitivi catturati alla spiaggia origine. Che strano. Ebbene, eccoti la Pokéball che ospita Cyndaquil. Ma non potrebbe darmi tutti e tre, così, tanto per, facciamo prima. Porto a Selina questi tre e via. Anche se mi hai detto di catturarne altri. Ricorda, le Pokéball che ospitano dei Pokémon vengono chiamate Partner Ball. Mai successa sta cosa. Sembra che gli altri due siano contenti per il loro amico Cyndaquil. Ma veramente i Pokémon che rimangono al laboratorio, diciamo, sono tristi che il loro amico se ne vada. In genere. Forse volevano contribuire anche loro, ecco, mi sa. Non mi sorprenderebbe. D'altro canto sono fuggiti via dal villaggio giusto quando Link è caduto dal cielo. Mi dispiace deludervi, my little friends, ma temo di aver bisogno di voi per i miei studi. Venendo a noi, quali sono i Pokémon da catturare per questo esame? Ah, ma certo, tre specie di Pokémon che abitano la landa ossidiana. Ebbene, eccoti delle Pokéball per catturarli. Grazie mille. 20 Pokéball, ma le 50 di ieri? Sono fatti a mano, ma funzionano alla perfezione. Andrà tutto a meraviglia! Pronti a partire, dunque. Per raggiungere il luogo dell'esame dovrai uscire dalla sala e dirigerti a sinistra. Optimates. Prima di andare, una cosa veloce vorrei provare a vedere. Allora, oh mio Dio, salve. E lei ovviamente è l'infermiera Joy. Ok, non c'è nessun altro qui. Ah sì, quello lì che è quasi... No vabbè, non posso vederlo, dai. Fregatura. Però il bello è che è tutto collegato. Ma lei si sente le urla di quelli che stanno lì a essere curati, che bello. Poverina. A meno che non le piacciono, le urla delle persone. Ah, ma qui abbiamo Oshawott, guarda un po'. Ok. Qui c'era Cyndaquil, sicuramente. E qui Rowlet. Ah. Qui cosa abbiamo? Sembra che al momento non ci siano richieste. Ok. Sì, ma all'ombra di quel Rowlet non c'è l'ombra dell'albero. Mamma mia. Comunque, acceleriamo e andiamo a catturare questi Pokémon selvatici. È bello che corra già di base il personaggio. Ok. Landa ossidiana, sì, qualcosa mi diceva che era da questa parte. Ok, corriamo. Per fortuna si può accelerare. Ok. Oh! Ma subito? Che abbigliamento bizzarro. Devi essere un soggetto interessante. Io sono Etelo, un semplice mercante della ditta Gingo. Anzi no, si dovrebbe chiamare Gingo in italiano, dalla Ginkgo Biloba, quindi Gingo, sì. Ho sentito le dicere sul tuo conto. Dicono che tu sia caduto dal cielo. Perdonami, ma vista la mia posizione non posso fare a meno di impicciarmi. Cosa vedono i miei occhi? Hai persino un Pokémon al tuo fianco. Davvero affascinante. Valutare individui, eventi e oggetti peculiari fa parte della natura di noi mercanti. Che ne dici? Ti andrebbe di mettere alla prova le nostre capacità con i Pokémon? Ah, ok. Mi garbi sempre più. Sei davvero un soggetto interessante. Mi è giunta voce del tuo esame. Lascia che ti dia una dritta. Ma non combattiamo ora? Se i PS del tuo Pokémon scendono a zero, perderai la sfida. Tienilo a mente. Bene, allora diamo il via alla lotta.
vedila come un modo per darti la spinta. Vabbè, sì, la lotta... Mio Dio. Ah. Bene. Ok. Oh, aiuto! No, no, Togepi! Ok, pensavo mi attaccasse. Ti meno, aiuto. Ti meno, Togepi, ti meno. Ci picchia. Posso muovermi, è bellissimo tutto ciò. Non ti azzardare ad attaccare il mio Pokémon. Ah, ok, è sconfitto. Bellissimo. Anche contro gli allenatori possiamo muoverci. Le mosse dei Pokémon, gli strumenti, usali con maestria e ti si aprirà un mondo di possibilità. Vabbè, è normale che facciamo un primo incontro contro un allenatore. Nuova mossa? Con più... No, non si vede con più. Ma come immaginavo. Far lottare i Pokémon è un ottimo svago. La lotta aiuta i Pokémon a crescere e la crescita gli consente di imparare mosse sempre più potenti. Puoi cambiare le mosse da usare nella lotta tramite l'opzione gestisci mosse. Quindi vuol dire che anche se un Pokémon dimentica una mossa posso reinsegnargliela? Mio Dio. Peccato non ci siano molte persone che possono vantare di avere un Pokémon al loro fianco. Eh sì, che usare le Pokéball non è così complesso. In ogni caso, vediamo di rimettere in sesto i nostri piccoli amici. Lui è palesemente l'antenato di Camilla, non solo perché è uguale, ma anche perché usa Togepi e Camilla usa Togekiss. Ecco, accetta queste pozioni in segno di ringraziamento, mio caro amico caduto dal cielo. Io la butto lì, ma non è quello che sto per dire, però, secondo me, lui non è un lui, ma è una lei ed è Camilla. È una cosa che non è, sicuramente, però a me dà quel vibe, quei vibe lì. Ah, 5 pozioni, ottimo. Usale sul tuo Pokémon nel caso in cui perda le forze. Per quanto riguarda l'esame, hai tutto il mio sostegno. Del resto, più aumentano i membri del Team Galassia e più crescono le file dei miei clienti. Perché dico che non può essere Camilla? Perché il modo in cui parla... Il fatto che abbia già un lavoro ben avviato, la ditta Ginko, è tutto quanto molto... è una cosa che richiede tempo. Incredibile, non solo sai catturare i Pokémon, ma sei persino in grado di lottare insieme a loro. Direi che possiamo avviarci verso la Land Ossidiana. Direi di sì. Prima di lasciare il villaggio Giubilo, ricordati di scegliere la destinazione sulla mappa. Sarebbe anche una buona idea avvisare Salvo, il guardiano. Così facendo potremmo inviare dei soccorsi in caso tu venga assalito dai Pokémon e svenga. Lui fa, sì. Attraversata la porta principale, il tuo esame avrà inizio. Immagino tu sia Link, mi hanno messo al corrente di tutto. L'esame di ammissione si svolgerà all'esterno del villaggio. Mi raccomando, fai attenzione. Qui. Vuoi andare alla base della landa? Ma non posso andarci per con... No, devo parlare per forza con lui. Ho capito. Va bene, devo per forza fare un teleport. Il luogo in cui ci troviamo ora è il campo base. Puoi considerarlo l'ultima oasi sicura. Ti ricordo il tuo obiettivo. Devi catturare un Bidoof, uno Starly e uno Shinx. Tutto chiaro? Bene, procediamo. Professore, c'è qualcosa che non va? Ecco. Ripensavo quanto detto mi dalla caposquadra. Che sia chiaro, se dovesse succedere qualcosa al ragazzo mi aspetto che lei si assuma le sue responsabilità. La caposquadra Selina è estremamente severa. Detto ciò, professore, non credo che la sua presenza possa fare una gran differenza. Ma non sarà necessario che faccia nulla. A Link basterà fare affidamento sul suo indiscutibile talento. Beh, che dire, è una nera e non indifferente. Poco male, sono convinta che non avrai grosse difficoltà, Link. Diamo inizio all'esame. Eccoci qua. Ah, allora, Lucinda, mi prendi per mano. Dai, costa Lucinda. Dai, cervelletto, si chiama Luce lei.
Non ce la faccio, ragazzi, non ce la... Oh, mamma mia. Questo è il Colle Ambizione, dove vivono i Pokémon che devi catturare per passare l'esame. Oh, guarda, un Bidoof. Che dici di catturarlo subito? Sì, fammi leggere, però. L'aspetto più importante della cattura è mirare con cura, anche se immagino tu lo sappia già. Lascia che ti dia qualche informazione lo stesso. Bidoof è un Pokémon dall'indole pacata, per cui non dovrebbe fuggire in tua presenza. Ah, quindi loro già sanno che Bidoof, essendo tranquillo, non fugge. Bene. Sei riuscito a catturare Bidoof. Bene, occupiamoci del prossimo Pokémon. Ti prego, Luce, non portarmi per mano. Ma non posso ancora schivare? Ma ci picchia. Non mi fa ancora schivare. Qual è il prossimo Pokémon? Ecco Starly, il prossimo obiettivo. Quei piccoletti sono un po' paurosi, per cui fuggono all'istante. Ecco, è esatto. Ma se ti accovacci non dovresti avere problemi. Dovresti riuscire ad avvicinarti senza essere avvistato. Perfetto. Lei ovviamente scappa in direzione di quello Starly. No! Ok, ci siamo, ci siamo. Ok, preso. Anche Starly è stato catturato, ce ne resta solo uno. Aspetta un po', ma questo albero posso scuoterlo in qualche modo? Ah, che sbadata! Come tuo mentore ho l'incarico di spiegarti una cosa. Nello specifico, come lanciare le Partner Ball. Chiamiamo così le Pokéball che contengono i nostri compagni d'avventura. Ecco quanto mi ha insegnato la caposquadra. Per lanciare un Pokémon dopo aver lanciato uno strumento, premi X. Se vuoi lanciare uno strumento dopo aver lanciato un Pokémon, premi sempre X. Ecco qui, semplice, no? Nel dubbio ricorda, per cambiare cosa lanciare basta che tu prema X. Infatti, ah, ecco, ora ce lo spiega lei. Prova a lanciare un Pokémon verso piante o rocce. Vedrai che gli raccoglierà bacche e altri strumenti per tuo conto. Adesso tocca a tuo compagno di dimostrare quanto vale. Forza, l'ultimo ostacolo da superare sarà la cattura di uno Shinx. Quindi con questo cambio e con R ed L scelgo il Pokémon da mandare. Come lo lancio? Ah, devo lanciare. Certo, ZR. Ok, grazie. Ma se io volessi andare di là? Non posso. Dai, luce. Aspetta, 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 aspetta. Ecco, qui c'è questo qui. Ah, posso raccoglierlo io. Bene. Niente, mi blocca comunque lei. Ah, proprio c'è la zona che mi blocca qui. Va bene, ho capito, arrivo. C'è altro da raccogliere magari nel frattempo. Ehi, ecco uno Shinx. Bellino. Riesce ad avvertire quanto sia di indole aggressiva? Per nulla. Ragazzi, noi purtroppo... Cioè, io non sento che sia cattivo, perché i Pokémon noi li incontriamo nell'erba, li affrontiamo direttamente, quindi non sento quanto può essere aggressivo. Non preoccuparti, se fissi attentamente il Pokémon capirai cosa intendo. I Pokémon aggressivi sono particolarmente irrequieti, per cui respingono le Pokéball. Ah, le freccine! Ok. E quelli ostili hanno una X sopra. Solo tramite lotta. Ah, tipo... I guardiani. Ed è qui che entro in gioco io.
condividerò con te una piccola perla di saggezza. La chiave è indurli a lottare. Se gli lanci una Pokéball nel corso di una lotta, riuscirai a catturarli. Hai con te la partner ball a cui ho accennato poco fa, giusto? Quelle contenenti dei Pokémon. Prova a lanciarne una nelle vicinanze del Pokémon che vuoi catturare. Hai già dimostrato di essere in grado di lottare, quindi sono sicura che te la caverai alla grande. Ok. Va bene, quindi devo per forza lottarci contro Shinx. Ah, eccolo lì. Vabbè, sì, ecco. Ora lottiamo, eh. Braciere. Non posso, non può farmi danno? Ti accarezzo, guarda, sono qui, ti accarezzo. No, dai, peccato. Sì, in effetti ha senso questa cosa, però... buona fregatura. Ma insomma, il tuo compito non è sconfiggere uno Shinx, ma catturarlo. Ah, va bene. Va bene, ora ci rifacciamo. Mamma mia. Scusa, che ero preso dalla lotta. Un altro attacco rapido e ci siamo. Ma sin da qui l'Arsette 56 punti salute? Mamma mia. Qui proprio hanno cambiato le statistiche. Cavoli. Proprio diverso sto gioco. Ti avvicini a Pokémon senza timore e dimostri di saperli catturare con maestria. Ma se poco fa mi hai sgridato che non ho catturato Shinx. A quanto pare dal cielo cadono grandi talenti. Con il tuo supporto potremmo davvero farcela. Sto parlando della missione della squadra di ricerca, completare i Pokédex. Mi chiedo quale sia la ragione per cui tu sia giunto qui cadendo dal cielo. Ma per ora possiamo tornare a villaggio. Pensiamo a tornare a villaggio. Beh, non è così difficile catturare Pokémon alla fine. Che avevo detto io, la mia fiducia nelle tue capacità si è rivelata più che fondata. Link, congratulazioni. Hai appena compiuto il primo passo necessario per incontrare tutti i Pokémon. Scattiamo una foto ricordo. Considerando il talento di Link, direi che c'era da aspettarsi un risultato simile. Non ci resta che fare rapporto alla caposquadra Selina. Orsù, rientriamo a villaggio Giubilo. Come parla forbito lei, Orsù. Abbiamo svolto la nostra missione con diligenza. Quando verrà il momento potrai affidare a Pascolo del villaggio i Pokémon che hai catturato. Quando parti per una ricerca ne puoi portare con te al massimo 6. Beh, non che qualcuno ne abbia mai catturati così tanti. Orsù, miei giovani, andiamo a fare rapporto. Anche la caposquadra sarà lieta di sentire l'esito dell'esame, ne sono certa. Allora, io qui ho visto delle foto. C'è Etelo. Quindi lui si fa le foto. Sorwan. Non ha ancora... ma come non ha aperto? Qui è tutto chiuso, aperto. Ma va là, va là. Allora. Va bene. Questo posso vedere cos'è? No, non me lo fa vedere. Ok, ah, carpentiere. Chi rischia? Va bene. Posso raccogliere questi? No. Ti lancio una Pokéball? Non posso. Ah, ma ho raccolto le bacche, sì. Parliamo con Selina. Sembra che tu sia scampato a una vita allo sbando e a una morte sicura. Ci fai stata con sta morte tu. Sono stata informata dei risultati. Le mie congratulazioni, sei promosso. Puoi tenere il borsello. Sono sollevata. Ho deciso di sottoporti a un duro esame per vedere le tue oscure origini, ma tu l'hai superato. Prendi, è la divisa ufficiale della squadra di ricerca. E i calzari della squadra di ricerca. Vai all'alloggio di ieri e cambiati. Poi dirigiti subito all'ufficio del direttore. Lo trovi al secondo piano. Renditi presentabile e porgi i tuoi saluti al direttore. Questa è la tua prima missione. Ok.
Vado a cambiarmi, Ok. Alloggio, dunque, cambiamoci. Ok, eccola qui. E i calzari. Ah, ma ho già le lenti a contatto? Ok. Occhi rossi. Alla grande. Ora sfoggio il mio nuovo look in città. Ah, non posso? La divisa ufficiale della squadra di ricerca ti calza a pennello. Sembra quasi che la caposquadra l'abbia fatta preparare apposta per te. Vedo che ti sei cambiato. D'ora in avanti sei libero di usare quella stanza. Prendi anche questo. Un pugno? Oh, il berretto! Con i miei occhi si intona, vedi? La spilla. E ora vai a salutare il direttore. Cavolo, però, stai calmina. Va bene, allora direi che per questo secondo appuntamento è tutto. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari fateci un pensierino. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.